Scene di violenza continuano in Quarticciolo. Con il suo balcone, in viale Palmiro Togliatti, un residente si combattono tra le persone. I personaggi immersi nella cabina di pilotaggio sembrano, almeno dalle immagini, appartengono a diversi gruppi etnici locali. Probabilmente sono arrivati le mani per i disaccordi. Le persone protagoniste del video, da ciò che vediamo, non si risparmiano con scatti e soprattutto alle azioni per ferire molto i loro avversari. La lotta all'interno del Quarticciolo, coloro che riprendono, sembrano immortali, una lotta tra le minoranze etniche del luogo. In pochi secondi del film, la grande violenza brilla attraverso quelle azioni. Non solo calci e pugni, con devastanti colpi anche fino alle teste delle persone che sono arrivate le mani. Ecco, qualcuno viene a lanciare pietre, altri per inseguire alcuni soggetti armati di terreni di vetro per ferirli o sfregiati. Roma fuori controllo a livello di sicurezza. Chi fa il video, identificando una giornata quotidiana nel Quarticciolo o su Vone Palmiro Togliatti, alle banche dell'autobus, le persone di tutti i gruppi etnici vengono nelle mani per ragioni inutili. Una situazione insopportabile per i residenti. Ora esausta per out di controllo Roma quadrante a livello sicurezza. Per osservare come alcune persone si uccidono. Tutto tra l'indifferenza generale e come se tutto ciò fosse normale in una capitale di Europa. Cali violenza incontrollata sotto gli occhi dei romani. Svetlana Cali, presidente dell'assemblea municipale sul Campidoglio, interviene nell'episodio. Questo è un video girato da una città del Quarticciolo pochi giorni fa. Testimone impotente. Durante il giorno e di notte, le famiglie chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in pace. L'amministrazione capitoline sta facendo la sua parte, entro i limiti delle sue abilità. Il membro municipale continua: ho inviato personalmente una lettera al prefetto di Roma segnalando l'ultimo episodio e chiedendo di adottare misure urgenti. È toccato principalmente dal governo di Giorgia Meloni. Il governo e il ministro si mette a dare un decisivo e determinato risposta al problema della sicurezza che si sente soprattutto nelle aree periferiche della nostra città. Cali conclude: ci chiediamo di aiutarci a risolvere questa situazione e di intervenire con la forza. E farlo presto. I romani non possono essere abbandonati, ma chiedono un rafforzamento della presenza dello Stato dei controlli, sia in termini di prevenzione e contrasto, per garantire legalità e vivibilità.